PS5 già alla fine del ciclo vitale. Nessun nuovo grosso titolo fino al 2025. Profitti scarsi per Sony per la divisione gaming nonostante le vendite ottime della console. Che cosa sta succedendo in casa Sony? Ne parliamo subito. Naomi Matsuoka, vicepresidente di Sony PlayStation, ha parlato del prossimo anno fiscale che inizia dal 1 aprile 2024 e finisce a marzo 2025, dichiarando di aspettarsi già un calo delle vendite di PS5. Si parla quindi già della fase finale del ciclo di vita di PlayStation 5. Ma come? Il periodo di fine del ciclo vitale di PlayStation 5 viene quindi percepito da molti di noi come qualcosa di prematuro. E quindi c'è da allarmarsi? Anzitutto parliamo di un po' di dati, li snoccioliamo così senza tediarvi troppo. Il fatturato di PlayStation 5 contro il fatturato di Xbox vede la casa nipponica in netto vantaggio rispetto alla casa americana. 10,2 miliardi di dollari di fatturato di Sony contro 5 miliardi di Microsoft e 7,1 miliardi se contiamo anche il periodo immediatamente successivo all'acquisizione Activision Blizzard King. PlayStation 5, peraltro, come da ammissione dello stesso Hiroki Totoki e di Sony tutta. Nel caso di Hiroki Totoki parliamo del presidente, direttore operativo e direttore finanziario del gruppo Sony, non è possibile effettuare un taglio di prezzo per PlayStation 5 come invece era avvenuto per le precedenti generazioni, poiché i costi di produzione della console sarebbero così elevati da non permettere tagli di prezzo definitivi, se non andiamo a considerare gli sconti di tanto in tanto e le offerte come le recenti offerte di 100 euro in meno per PS5 Fat e 75 euro per PS5 Slim, che se non sbaglio è proprio in questo periodo attiva questa offerta. Inoltre, mentre PS5 nel 2020 era partita molto bene con le vendite, pareggiando più o meno le vendite di PS4 nello stesso periodo, ma nel 2013, nonostante il prezzo superiore, adesso le vendite di PS5 sono inferiori a quelle di PS4 nello stesso periodo di tempo considerato, ma PS4 si poteva scontare decisamente di più, decisamente meglio, specie sotto le feste, poiché non aveva costi di produzione come quelli di PS5. Quindi questo ci apre le porte a quello che può essere il futuro di PlayStation 5. Come dovremmo immaginarlo? Ovvero una Sony le cui attenzioni dovrebbero essere rivolte a PlayStation 6 direttamente nel 2027, 2028, insomma, poi si vedrà, oppure un passaggio dalla mid-gen con PS5 Pro. PS5 Pro che, però, stando ai costi di produzione elevati, non andrebbe a sostituire il prezzo dell'attuale PS5 standard, perché come ha funzionato per PS4 Pro? Che la PS4 Pro, quando è uscita, aveva il prezzo della PS4 standard del lancio, mentre la PS4 standard è calata di prezzo, ad un prezzo più basso di sempre. Adesso però PS5 standard, che però è l'attuale Slim, non si può abbassare di prezzo perché i costi di produzione sono alti, quindi PS5 Pro avrebbe un prezzo ancora più alto e PS5 standard non subirebbe un taglio di prezzo. Per cui una nuova frontiera dei prezzi per quanto riguarda appunto il mercato delle console PlayStation, che sicuramente farebbe storcere il naso ai consumatori. Inoltre, e questa è una cosa assai importante, in generale ci sono vendite che comunque vanno molto bene nell'ambito PlayStation, sia per quanto riguarda i giochi, sia per quanto riguarda le console, ma profitti molto bassi. La divisione Game & Network Services ha prodotto 1.444,4 miliardi di yen di ricavi, ovvero circa 9 miliardi di euro, registrando un più 15,87% annuo, ma profitti di 86,1 miliardi di yen l'anno, ovvero 500 milioni di euro, per un crollo dei profitti, in realtà del 25,9% all'anno. Se vogliamo mettere da parte freddi numeri che in realtà non piacciono tanto neanche a me, vi basti pensare che il terzo quarto dell'anno fiscale 2023-2024 è stato il migliore di sempre nell'ambito PlayStation, ma nonostante questo è al terzo posto in assoluto per i profitti. Quindi il miglior anno di sempre nell'ambito PlayStation per quanto riguarda le vendite, che però finisce al terzo posto per i profitti. E il controsenso è dato dal fatto che questo vuol dire che i costi sono altissimi e quindi, nonostante i tanti ricavi, i profitti però sono bassi. Oltre a questo, Sony ha ridotto le stime di vendita di 4 milioni di unità per l'anno fiscale corrente, passando dalla previsione di 25 milioni a 21 milioni di unità. Ma adesso, a parte le questioni economiche che ho voluto soltanto assaggiare, ecco, sotto questo punto di vista, passiamo a ciò che riguarda noi videogiocatori. Infatti Sony ha dichiarato che non ci sarà nessun lancio di titoli grossi
E per titoli grossi intendiamo titoli del calibro di God of War, The Last of Us, Horizon, Uncharted, Spider-Man. Non ce ne saranno fino alla fine dell'anno fiscale che si conclude nel 2025, ovvero fino a marzo 2025. E non è che questa cosa si pensa, si vocifera, un insider ha detto, c'è stato un leak. Hiroki Totoki, il presidente, ha proprio dichiarato questa cosa, cioè non ci saranno uscite di rilievo sotto questo punto di vista, almeno per quanto riguarda i first party già noti, fino al 31 marzo 2025, ovvero la chiusura dell'anno fiscale 2024. E inoltre sembra che Sony, nonostante la chiusura del progetto The Last of Us Online, sembra che non abbia fatto dietro fronte per quanto riguarda i suoi progetti molto ambiziosi sui live service, i game as a service. Hiroki Totoki ha anche dichiarato, devo dirvi che mi piace però Hiroki Totoki, pane al pane, vino al vino, molto schietto, preciso, puntuale, arriva ai numeri e non le manda a dire. Ha anche dichiarato che si stupisce di come Sony Interactive Entertainment non abbia effettivamente la percezione del lavoro che fa l'azienda e dei profitti che può ricavarne. Pensa che effettivamente ci sia una discrepanza, una distonia tra ciò che Sony fa nell'ambito PlayStation e ciò che guadagna. Ed è per questo che Hiroki Totoki vuole attuare una politica aggressiva sotto questo punto di vista. E non soltanto con i live service, ma anche, attenzione, avendo un approccio più multipiattaforma. E in questo senso sposa la causa di Microsoft, no? Che ha sempre voluto essere più multipiattaforma. Solo che Sony, quando dice multipiattaforma, si riferisce a PlayStation 5, ovviamente, alle sue console e al PC. Basta. Però questo potrebbe farci pensare, chissà se Sony voglia rivolgersi all'ambito PC già dal day one dei suoi grossi titoli, senza far aspettare i possessori di un PC e i non possessori di PS5 2, 3, 4 anni prima che un titolo precedentemente esclusivo a PlayStation 5 arrivi anche su PC, come è stato per Horizon, come è stato per God of War, il primo del 2018. Però se li fai uscire al day one potrebbe essere ancora più remunerativo, oppure risultare in un insuccesso, specie se va male su due piattaforme, sia su PS5 che su PC, poi valla a recuperare. Ma siccome Sony è sicura delle sue esclusive, dei suoi titoli first e second party molto forti, quindi probabilmente, ma questa è un'ipotesi mia, Hiroki Totoki potrebbe pensare di avere un approccio multipiattaforma ancora più aggressivo e far uscire le cose al day one, e se non al day one magari dopo 6 mesi su PC, anziché dopo 3 anni, anziché dopo 2 anni o dopo 1 anno. Comunque, com'è, come non è, fatto sta che dopo tutte queste dichiarazioni di Sony e del suo presidente Hiroki Totoki, le azioni in borsa sono calate del 4,29%. Ed è una cosa fisiologica, perché se tu vai a dire che ci sono profitti bassissimi nonostante le vendite altissime, la console PS5 sta entrando alla fine del suo ciclo vitale, il che risulta un'affermazione piuttosto forte, che non ci saranno titoli first party e quindi presumibilmente anche second party direttamente interessati, esclusive di titoli già esistenti, quindi God of War, Horizon, eccetera, fino al 31 marzo 2025, è che ci vuole un approccio diverso e che Sony Interactive Entertainment non si rende conto dei profitti che genera o che non genera, è chiaro che le azioni in borsa ti calano, no? Perché gli azionisti pensano, ok, un attimo. Ah, e anche che tu non puoi scontare PS5 perché i costi di produzione per produrla sono altissimi. Insomma, la situazione, signori, io adesso vi invito a 2 riflessioni principalmente. Anzitutto a capire, qualora non l'aveste già capito, insomma, ma penso che ci siate arrivati da soli negli ultimi anni, che i costi di produzione e per le console a questo punto e per i giochi AAA o AAA, come piace chiamarli a Yves Guillemot di Ubisoft, sono elevatissimi, talmente elevati che certe volte non si rientra neanche di quei costi, cioè non si riesce a fronteggiare neanche le spese sostenute per produrre quel gioco. E viene da pensare, che cacchio l'hai prodotto a fare se poi non ci guadagni ma ci perdi o ci vai in pari? E quindi da questo non dico che possiamo giustificare, assolutamente no, ma possiamo capire perché le aziende non si diano alla sperimentazione, al provare qualsiasi altra strada che non sia quella rutinaria già calpestata da tanti altri, ma provare cose che hanno già provato altri, copiarle possibilmente e cercare di riuscire laddove altri sono già riusciti a fare qualcosa e seguire i trend e le mode. E altra osservazione a cui vi vorrei invitare è
questo è il Raiden storico del videogioco che vi parla, è che effettivamente per il discorso nessuna esclusiva di pregio, di peso, fino al 31 marzo 2025. Famo un attimo a capisse. Periodi del genere per un'azienda che produce console e giochi ci possono essere e ci sono sempre stati. Ricordiamo il 2018 per Nintendo, l'anno dopo il lancio di Nintendo Switch non era uscito nulla di sensazionale su Nintendo Switch prodotto dalla stessa Nintendo, tant'è vero che già all'epoca si parlava fallimento della console dopo neanche un anno, Nintendo l'ha già abbandonata come ha fatto con Wii U, e invece no, Nintendo Switch abbiamo visto com'è andata. E che tra l'altro è ancora a metà del suo ciclo vitale, ma va bene. Ma la verità è che una console che esce sul mercato non si compone soltanto dei titoli forti prodotti dagli stessi proprietari della console, in questo caso Sony, PlayStation, ma anche di titoli multipiattaforma che però ti arrivano sulla tua console. Oppure di esclusive prodotti da terze parti, come per esempio quest'anno Final Fantasy VII Rebirth o altri titoli come per esempio Rise of the Ronin, Stellar Blade ed altri. Insomma, lungi da me voler prendere le parti di PlayStation, perché tutto sommato chiaramente la notizia, anzi le notizie che sono state divulgate nei giorni scorsi e di cui stiamo parlando quest'oggi, non è che facciano piacere. Insomma, sapere che un'azienda come PlayStation ha profitti minimi e soprattutto non ci saranno titoli di spessore fino al 2025 prodotti dalla stessa Sony, sicuramente non fa piacere, ma non è detto che però non escano titoli validi. Non è detto che non ci siano produzioni minori da parte della stessa Sony o di terze parti. Non è detto che non ci siano produzioni maggiori di terze parti, come infatti ce ne sono. Ne ho nominate tre soltanto poc'anzi. Ci sono sempre stati periodi così, però vi voglio invitare a una riflessione. In passato, quando avevamo la PlayStation 1 e la PlayStation 2, c'era solo PlayStation 1 e PlayStation 2. Sì, lo so, all'epoca di PlayStation 1 c'era anche il Nintendo 64, a un certo punto c'era anche il Dreamcast, a un certo punto c'era stato il Saturn, a un certo punto. Ma chi ce le aveva queste console? La minor parte. PlayStation era diventato sinonimo di console, soprattutto in Italia, soprattutto in Europa in generale, pertanto qualsiasi cosa uscisse su PlayStation, anche se poi usciva magari anche su Dreamcast e su Nintendo 64, noi pensavamo fosse tutta roba per PlayStation, quasi fossero tutte esclusive, e non ci importava chi l'avesse fatta, perché all'epoca non ci prestavamo neanche così tanta attenzione. Sì, c'era la cognizione del fatto che Naughty Dog fosse brava perché faceva Crash Bandicoot, ma a parte questo, signori, noi a stento sapevamo chi è che sviluppava i giochi. Quindi tutto sommato veniva visto tutto come roba che usciva su PlayStation, e chi se ne fotteva se fossero esclusive oppure no, la vedevamo come tanta roba per PlayStation 1. Stessa cosa più o meno nel periodo PlayStation 2, che ricordiamo non ha avuto una straordinaria concorrenza con Xbox, che era alle prime armi nell'ambito delle console con la prima Xbox, e con GameCube, che non è stata la miglior console di Nintendo. Nel mio cuore sì, ma non lo è stata a livello di vendite. Quindi tutta la roba che usciva su PlayStation 2 era roba di PlayStation 2, che fosse di terze parti, seconde parti o di first party, non ce ne fregava una mazza. Adesso noi vediamo invece la tragedia, il dramma. Se la roba first party non esce fino al 31 marzo 2025, sta benedetta console è inutile, quando invece i titoli possono esserci prodotti da terze parti, prodotti da altri che magari sono esclusive o non sono esclusive, chi se ne fotte, tu sulla tua PlayStation 5 magari ci giocherai tantissima roba da qua al 2025, senza che siano però i soliti Horizon, God of War, The Last of Us e compagnia al seguito. E questa, ripeto, non è una mia considerazione per voler difendere chissà quanto l'operato di Sony, che per certi versi se lo meriterebbe, per altri un po' meno perché ha viziato i giocatori nell'epoca PS4, perché vi siete abituati tutti appunto a Horizon, God of War, The Last of Us e via dicendo, gli action in terza persona. Se non esce quella roba lì è come se la console non avesse nulla da dire. Perché è Sony che ci ha abituato bene o male, a seconda dei casi, proprio con questi titoli qua. Quindi non è che io voglia difendere, voglio soltanto cercare di vedere la situazione come sta, com'è, senza fare drammi, senza arrivare ad allarmismi e aspettando di vedere che cosa uscirà, anche se queste uscite non dovessero essere first party, perché potrebbero essere dannatamente e fottutamente interessanti ugualmente sulla nostra bella PlayStation 5. Signori, questo era Insider, io sono Gianluca Raidenberry, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, mi raccomando. Nessuna console war se è possibile, ma lo so che è una speranza vana, signori. Grazie, alla prossima.